Arrosto farcito di petto di pollo con frittatina, prosciutto e formaggio. Una vera bontà. Si prepara a partire da circa 5 fettine di petto di pollo. Sembra un'impresa impossibile e invece è molto semplice. L'aspetto è super invitante, il profumo eccezionale e il sapore. Che ve lo dico a fare? Iniziamo preparando una frittatina, quindi all'interno di una ciotola inseriamo un cucchiaio di parmigiano, un pizzico di sale, prezzemolo tritato. Sgusciamo 5 uova. E come vi dico sempre, dopo aver toccato le uova ci laviamo bene le mani per non contaminare tutto il resto. Amalgamiamo bene gli ingredienti. E se avete a disposizione una padella di questo tipo a fornetto, è ancora meglio. Inseriamo circa un cucchiaio di olio, lo spargiamo bene nella nostra padella e quando è caldo inseriamo la frittata. Quindi richiudiamo con l'altra metà della padella, lasciamo cuocere a fuoco moderato per circa 2 minutini. Dopo controlliamo se sotto è cotta. Inseriamo di nuovo l'altra padella e rigiriamo. Guardate com'è comodo, niente paura, non abbiamo problemi di bruciarci né di sporcare la cucina. E guardate che bella la nostra frittata. Intanto guardate i miei bimbi cosa combinano. Sono qui che sentono tutti questi odorini e vogliono fare la pappa. E ringrazio tutti per i saluti ai miei gattini che mi avete scritto ieri. Adesso prendiamo un pezzo di carta da forno, lo oliamo leggermente, un pizzico di sale, una macinata di pepe nero e dopo possiamo mettere al di sopra le nostre fettine di pollo. Mettiamo un pochino di olio, un pizzico di sale, se volete un'altra macinata di pepe nero e poi la nostra frittata al centro. 100 g di prosciutto cotto, provola quanto basta, questa è una provola che avevo già grattugiato precedentemente, uniformiamo il tutto e poi possiamo cospargere con circa un cucchiaio o due cucchiai di pan grattato, arrotoliamo cercando di tenere il più stretto possibile e poi comunque se fuoriesce un po' di frittata ai lati non fa nulla perché tanto andremo ad incartare il nostro rotolo con la carta da forno. Al di fuori come vedete ho sparso un pochino di parmigiano e pan grattato insieme al rotolo con la carta da forno. Stringiamo bene i lati a caramella. Inseriamo in una pirofila e facciamo cuocere per 30 minuti a 220 gradi. Una volta estratto dal forno lo lasciamo raffreddare, altrimenti rischieremo di bruciarci. Quindi lo scartiamo, eliminiamo la carta e lo poggiamo sul tagliere. Come vedete, anche se lo abbiamo cotto all'interno della carta da forno, è venuto davvero ben rosolato. Ha fatto una crosticina croccante fuori ed è morbidissimo all'interno. Guardate che bello! Nel frattempo, amici, vi ricordo, se vi va iscrivetevi al mio canale, lasciate un like a questo video, commentate e condividete la ricetta con i vostri amici. Cosa ne dite? Vi piace questo rotolo di pollo? È piaciuto davvero a tutta la famiglia, non è rimasta neanche una briciola, spesso come si legge nei titoli. Con poca spesa abbiamo preparato davvero un bel piatto. Io spero che la mia proposta per cena vi sia piaciuta. Vi mando un abbraccio, un bacione e ci vediamo presto con una nuova video ricetta.
Ciao!